E allora dai, via. Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buon tutto. Quando vedete qualcuno, vedrà chiunque vedrà questo video. Buon tutto, buongiorno, buonasera, buonanotte. Ci metto dentro tutto. Ma questo video è più che altro rivolto a al mitico Luigi Pezzullo, mitico. Avevo fatto due dirette ieri, addirittura due dirette, mi ero messo lì tranquillo in attesa di un amico lì che si doveva fare un lavoro alla moto, mi doveva venire da una mano, mi è venuta da una mano. Avevo fatto due dirette. Per la prima volta avevo provato a spippolettare lì per fare la diretta condivisa, no? con chi eventualmente. Boh, sentivo un rumore, ho detto, ma sto, mi si è schiavettato un cuscinetto alla macchina. Allora, c'è un elicottero invece che gira. E avevo la prima. Quando poi sono andato a salvarla, niente, mi è sparita. Allora ho detto rifo. Ho fatto la seconda, solita modalità, con la diretta condivisa, e niente, quando poi ho finito, salva la diretta, niente. Ho digitato fine e mi è sparito tutto. Allora ci provo così, per lasciarla lì, la lascio lì sul canale mio. E ritorno a bomba, veloce, che ieri è andato un po' lungo. E praticamente faccio un po', no, una cosa stringata su diversi punti. Allora, parlo della fotografia, no, che più di una volta con Luca, no, Luca Mazzi. E dopo tanti anni si sono ritrovati, no? I grandi amiconi, no? Non si sono mai cacati. In realtà è così, non ci siamo mai cacati, ci siamo sempre trovati. Il periodo che abbiamo lavorato insieme sul piazzale, no? Magari scambiato due parole, l'ho già raccontato, no? Ma niente, ora che c'è un po' più di tempo, e durante la vita lavorativa, no, il camionista, come si sa, no, non si può avere una vita sociale, non hai vita sociale a far camionista. Quindi niente, ora siamo tutti e due in pensione, qui da noi è abbastanza usanza farsi un giretto sul lungomare e ti vai a prendere un caffè, no? Essendo tutte e due che ci stiamo godendo il nostro, stiamo usufruendo liberamente del nostro tempo libero a tempo indeterminato, e capita magari una squillata su WhatsApp, vado a prendere un caffè, ci sei che te in giro? Sì, va, spendo il caffè, ma dei buoni conoscenti come con altri. Come con te, anche lui, ci siamo visti in porto, no? Per caso, poi non c'è stato il tempo nemmeno di bere un caffè, però. E se ricapiti a Livorno, magari anche in un momento per l'ora di pranzo, dovesse ricapitare, no? Ti offro anche un pranzo. Ora vabbè, dove vado io, cioè, perdici un po' di tempo, no? Perché spende poi la boccia di vino buono. Ma c'è problemi, ti offro anche un pranzo. Anche un pranzo ti offro, perché da ragazzetto ho frequentato un po' l'oratorio con gli amici lì, la parrocchia, e mi hanno insegnato di aiutare sempre i bisognosi. Con simpatia, E allora, se capiti nell'ora di pranzo e c'è un po' di tempo, si va in un posto e ti offro anche un pranzo, quello non è un problema. Quindi buone conoscenze, no? Perché per me la parola amicizia, l'amico, l'amicizia è una parola che non va usata così, no, svenduta.
Io amici amici ce n'ho, si contano sulle mani sulle dita di una mano. C'è 5 amici c'ho. L'amico è quello che te a qualsiasi ora, di giorno o di notte, ti chiama e te parti in soccorso di esso. E persone per cui io parto a qualsiasi ora, di giorno e di notte, e vado in loro soccorso, si contano sulle dita di una mano. E sono ragazzi, persone, uomini, che si va generalmente in giro in moto insieme, si fa avventure, episodi insieme in moto. Quindi per me la parola amicizia ha una valenza importante. Tante conoscenze no, in giro per l'Italia, col discorso moto, raduni e poi dopo frequentazione anche col lavoro, col camion, come ho già raccontato. Quando arrivavo nei posti dove conoscevo persone, ragazzi, un colpo di telefono, e in più occasioni mi sono venuti a prendere lì dove ero magari a cena, nel parcheggio del ristorante, soprattutto nella zona della Lombardia. In qualche occasione mi sono venuti a prendere, siamo andati a fare una bevuta a un pub, lì poi mi hanno riaccompagnato al camion. Buone conoscenze, tante. In Italia, soprattutto nel nord Italia, è un parte d'Europa. Ma poi amici, ripeto, no, quelli che ho detto. Perché con questo lavoro, 40 anni sul camion, hai poca vita sociale. E questo è, no, il commento e post di foto sulla foto, in special modo quella che mi ha ritratto in più di un'occasione con Luca. Poi io non ho problemi, ho visto quel montaggio bellino fatto bene di quel video che mi riguarda, è bellino, di cui non ho niente da obiettare, anzi io confermo tutto quello che dicevo. Guarda, ha portato anche il cappellino. Questo era il cappellino che ieri ero in postazione fissa, avevo fatto un bel video, una diretta, poi invece nulla. Ora stamani non c'ho tempo di farla in postazione fissa, quindi sono qui, sto andando a prendere un pezzo per la moto e mi ci riprovo. Questo era il cappellino in questione del primo video che ho fatto nel 2017. Gli occhiali non sono questi, gli occhiali erano un altro paio di occhiali che ieri comunque ce l'avevo, l'ho indossati nella diretta. E questo era il cappellino di quel primo video e confermo tutto quello che veniva detto in quel video. E io figurati se segnalo nessuno, a meno che non è che la mia immagine viene pagata, no? non vendo l'immagine, io non ho sponsor pubblicitari e devo quindi curare la mia immagine. Non segnalo nessuno, a meno che poi uno non mi metta in un contesto per cui rischio la galera, allora lì mi tutelo. Ma se no, cosa vuoi segnalare? Cioè, io poi ho un mio metodo, no, ad affrontare cose, che denunce, querele, la legge c'ha cose molto più importanti, la giustizia da seguire, di queste cazzate, no? Io ho un mio metodo, col mondo che frequento io, di raduni, moto, cioè prima di agire in una certa maniera, prima di tutto guardo davanti chi è il personaggio, no? Poi valuto l'eventuale offesa, infamia, diffamazione, e valuto, no? E poi valuto anche chi ho davanti, da quale fonte proviene, e è come se cammino per la strada, no? E mi viene dato del vecchio rincoglionito, no? Ad esempio, e mi giro, e chi mi dà del vecchio rincoglionito? È un handicappato con limitazione mentale, e cosa faccio? Non ho nessuna reazione. Continuo per la mia strada e faccio finta che non sia successo niente. Quindi valuto anche la fonte da dove arrivano, no? Offese, diffamazioni e via discorrendo.
quindi figuriamoci se non segnalo nessuno. E quel video è un video bellino, bellino, montato bene, l'ho salvato perché mi è piaciuto. Però viene smontato e rimontato, no? In quella maniera come è stato fatto, che a me non mi riesce. Io ieri ho fatto casino anche per fare una live, una diretta condivisa, figuriamoci. Mi ci sto impegnando, ma no, ancora non sono esperto. E quel video lì io confermo tutto. In quel video lì io elencavo, mi complimentavo con i giovani, no? Perché in quel periodo lì ero parecchio attivo su Facebook e vedevo ragazzi, no, che mettevano: sono uno di voi, a breve sarò uno di voi, no? Ora ho fatto la patente, faccio CQC. E io mi complimentavo con questi giovani, questi ragazzi che prendeva le patenti, e dicevo: ragazzi, attenzione, perché non è soltanto prendere la patente, poi dopo, se intraprenderete questo mestiere, dovete essere disposti a due punti. E elencavo tutto quello che uno doveva essere disposto a rinunciare e essere disposto a sacrificare. Le rinunce e sacrifici che uno va incontro a questo mestiere, perché sono inevitabili, no? Come rimanere fuori da casa è inevitabile, dormire sul camion, o se fai il camionista. Io gli ultimi 6 anni che ho fatto un misto, anche in conseguenza al tipo di camion che avevo, ho fatto un misto tra locale e linea. Gli ultimi 6 anni ci ho avuto uno stralissino 4,20 e cabina bassa, quindi, ma rimanevo fuori, sono rimasto a dormire fuori anche facendo locale. Magari alle 4:30 ti danno da portare un rimorchio, uno scarico, che in teoria torneresti anche a casa, ma poi non ti scaricano subito, ti fanno perdere tempo, e ho dormito un'ora da casa. Quindi che tu faccia la linea, lungo raggio, medio raggio, e dormi sul camion, per un camionista è normale, no? È come il marittimo, dormi sulla nave, e te quel lavoro è quello lì. Avere i disagi, il bagno che non è a portata di mano, il parcheggio, cioè queste cose lì, le responsabilità nei confronti della legge, la polizia, uno ti ferma, controlli su controlli, c'è un sacco di cose da tenere dietro, no? E da curare, per non andare anche incontro a diciamo a conseguenze di verbali, no? E via discorrendo. Quindi elencavo tutta una serie di cose che tutt'oggi confermo. Non ho mai detto che andrete a fare un lavoro di merda, che farete una vita di merda, perché questo è soggettivo. Quello che per me è un inferno, come ho già detto, per un altro è il paradiso. Quello che per me è merda, per un altro è cioccolata. Cioè, non è, come ho sempre detto e ho ridetto, non c'è una, diciamo, un'unione di pensiero in un'unica linea, no? Questo è quello che ho sempre detto. Poi non prendo le parti di nessuno, io ho sempre parlato e l'ho sempre detto, riconfermo, e sono noioso perché si ripete sempre le solite cose. Io la penso come la penso, ci sono cose che condivido che dice Luca, ma cose che non condivido, che io la penso tutto in maniera completamente diversa, come l'affiancamento in primis, no? A un ragazzo giovane che incomincia, ognuno ha le sue idee, non è che si può pensare uguali. Lui ragiona così, io secondo me no. Tant'è vero che io sono stato all'inizio più sotto il camion che sopra, e è giusto così. E come su altri personaggi che vedo sporadicamente, così, di cui condivido alcune cose, alcune cose no. Quindi non prendo la parte di nessuno e non devo sostenere nessun tipo di movimento di nessuno, e non ci sono le fazioni o con me o contro di me, che cazzo discorsi sono? Io scorro qualche video così, no? E un caffè lo bevo, un caffè o una birra la bevo con chiunque, cioè anche con chi eventualmente mi dovesse, mi ha dato del vecchio rincoglionito, io non ho problemi.
La differenza la fa, come dissi un tempo anche un mio grande amicone, che amico, no, poi mi sono riveduto sul discorso dell'amicone, perché sono successe delle cose che io apertamente davanti a tutti gli ho dato del coglione, ma per questo non è che diciamo mi sono poi fatto dei pregiudizi andarci eventualmente, non è più capitato se non in poche occasioni, ma non è per questo che mi sono fatto dei pregiudizi su questa persona, no? Una volta che gli ho detto apertamente che per me da come lo vedevo prima, poi dopo ho scoperto che invece era un coglione, la differenza sostanziale qual era? Che si può andare lo stesso a bere una birra o un caffè insieme. La differenza sostanziale la fa che prima, accanto a me, ma anche a mangiare insieme, non c'è problema. La differenza è che prima accanto a me ritenevo di averci un amicone, una persona da rispettare e di cui avevo rispetto. Oggi si beve insieme o si mangia insieme e con la consapevolezza che accanto a me c'è un coglione. Cioè, però non è che faccio, diciamo, lo tengo lontano, no, il mio carattere non è così, io di carattere non sono così, io non emargino nessuno, nemmeno il coglione. Cioè, prima avevo la consapevolezza che c'avevo un amico sincero accanto, che avevo la certezza che mi rispettava, io rispettavo lui. Dopo ho la consapevolezza che accanto a me c'è un coglione, quindi però si mangia, si beve insieme, anche se ora so che c'è un coglione a sedere accanto a me. Non emargino nessuno, quindi io, questo è, no? Poi sotto il video, e confermo tutto quel video tutt'oggi, anzi, come ho già detto in un'altra occasione, la situazione è anche peggiorata, no? Perché i costi oggi sono aumentati, lo stipendio non è andato, diciamo, non è stato proporzionato ai costi della vita, quindi è anche peggiorato sotto quell'aspetto lì, no? Perché sì, per strada si spende di più e lo stipendio non è stato direttamente proporzionale al costo della vita, agli aumenti che ci sono stati, quindi è anche peggiorato sotto quell'aspetto lì. Però questo non autorizza in maniera assoluta a chiunque di dire fate un lavoro di merda, fate una vita di merda, e se dite il contrario siete bugiardi e farsi. No, io la penso sì, non la penso sì, e ognuno deve dire liberamente quello che pensa, secondo me. Non deve avere delle premure o delle paure a dire quello che uno pensa. Poi c'è da dire anche sotto a quel video i commenti che sono andato a leggere, no? E il guerriero che scappa dalla guerra, disertore, no, il tutto è il contrario di tutto. E visto che te ti fai anche, diciamo, la bandiera tua dal giravolante al camionista è di cambiare la gomma. Vi voglio vedere cambiare la gomma. Allora, da questi qui che commentano, no? Ragazzetti, perché qualcuno è un ragazzetto, che qualcuno magari un anno, anche 10 anni ancora di esperienza, no? E poi commentano dietro a uno che ha fatto 40 anni di strada, lungo raggio, medio raggio, quello che è, 40 anni di strada. Commentano sotto, no? Questo è un guerriero che scappa dalla guerra. E questo che diceva una cosa rinnega tutto. Non rinnego niente, non ho mai rinnegato niente. E questi commentano, no? Disertore, no? Volta gabbana, come si dice. Allora, questi qui non sanno nemmeno distinguere qualcuno, non sa nemmeno distinguere un filo che può sul rimorchio, su un impianto, il filo che porta corrente dal filo che porta massa. E non è giallo verde sugli impianti, non è giallo verde. Non sanno neanche distinguere una valvola a tre vie, o se lo sanno perché l'hanno imparata a scuola guida. Questi qui, no, i commentini sotto. Non sanno nemmeno
non sanno nemmeno fa uno spurgo dell'aria sull'impianto di alimentazione, no? Sul camion. No, se gli dici via, fammi lo spurgo dell'aria sull'impianto di alimentazione, ma non c'è la pompa. Non c'è la solita pompetta, no? A me mi è capitato, io ho avuto un Mercedes negli anni, per un periodo ci ho avuto un Mercedes e era stata levata, non c'era più la pompetta per lo spurgo dell'aria, non c'era più, e ho dovuto rimasi a secco perché per un motivo X rimasi a secco, quindi aspirò anche parecchia aria, ho dovuto fare lo spurgo dell'aria, non c'era la pompetta, bisogna spurgare dagli iniettori. Ecco, allora questi qui, no, il guerriero che è un disertore, prima dicevano, oh, sarà, dice il contrario di tutto, mi facciano vedere, no, queste cose qui, che fanno la differenza dal giravolante all'autista, no, perché cambiare la gomma non ci vuole niente, cambiare la gomma durerai un po' di fatica, devi levare buloni, levi la ruota, rimetti la ruota, se c'è problemi magari con la ruota di scorta che tanto che non viene movimentata, magari sarà grippato il cricchetto, no? il paranchino lì si può rompere il cavetto, però è solo fatica. E poi lo sanno fare tutti, non è che deve aver fatto degli studi particolari per cambiare una ruota. Se c'è l'attrezzatura, c'è il crick, c'è lo spessore da mettere sotto il crick per alzare bene la sale, uno ci può mettere un po' meno tempo, un po' più tempo, ma poi ci riescano tutti. Vediamo questi che commentano se sanno distinguere il colore da un filo di massa, un filo che porta corrente, oppure riuscire a rintracciare dove c'è un corto la notte alle 4, alle 3, alle 4 e risolvere il problema e comunque agganciare sul rimorchio e partire e andare in viaggio senza sta a perdere tutta la giornata o la mattinata aspettando l'elettrauto, no? Vediamo, no? Questi qui che sono professionisti che commentano poi sotto, no? Che qualcuno non arriva nemmeno magari a 10 anni di carriera. E questo era quanto, non mi viene a mente altro. E comunque questo era quello che volevo dire, e non sto dalla parte di nessuno, io sto dalla parte mia, io quello che racconto è quello che ho vissuto io, ho personaggi che sono stati molto vicino a me e sono stati magari colleghi, e prima di essere colleghi miei hanno avuto esperienze che mi sono state raccontate. Io partecipo a qualsiasi live, vengo invitato. L'altra sera si è fatta una diretta, c'era Antonio, Storie di Strada mi sembra, non mi ricordo bene, c'era lui, Luca, vabbè, e Paladina mi sembra. Io fui contattato, fui invitato, avevo tempo, perché poi devo anche avere tempo con gli impegni di famiglia, c'ho due nipotini, e avendoci il tempo ho partecipato volentieri, in quella diretta abbiamo un po' cazzeggiato, e anche lì è stato strumentalizzato, no? È stato messo poi da signor Luigi Pezzullo uno screenshot, si chiama screenshot di quella diretta, nel momento in cui c'era il momento che c'era meno persone, no? E guardate, no? Sì, questi si devono rassegnare, che tanto non li caga più nessuno. A parte il fatto che io personalmente, gli altri non lo so, io non cerco numeri, a me non me ne frega nulla chi mi guarda e chi non mi guarda, io racconto, spiego, dico, chi ha piacere mi segue, chi non ha piacere va a guardarsi un'altra cosa, viene a vedere te che stai montando la pompa e la doccia, no, ognuno è libero di scegliere dove andare e chi guardare, c'è problemi, però si va a prendere, no, sempre che te sei bravo anche in questo, si va a prendere il momento dove c'è meno persone, va bene, come anche i video si smontano e si montano, no? E si va a prendere il pezzetto o il discorso che dall'altra parte messo in quella maniera sembra tutta un'altra cosa, no? Anziché i video vanno guardati dall'inizio alla fine. Io infatti quando vado a vedere dei montaggi
è stato estrapolato un breve discorso di un video. Io poi vado a vedere cosa dicevano in tutto quel video per accertarmi il significato magari di quella frase o di quelle due o tre frasi che sono il contesto di un video intero. Vado a vedere tutto. Se viene estrapolato un discorso o due o tre frasi e poi viene montato, no, con quel giochino lì, dalla parte di là i bravi commentatori che chiaramente non sanno magari nemmeno spulgare l'aria dall'impianto di alimentazione, poi dicano, vedi, questo diceva una cosa, ora dice un'altra, ha cambiato, no, perché deve sostenere quelli, io non sostengo un cazzo di nessuno. I video vanno visti tutti, dall'inizio alla fine, perché si può anche essere bravi, no, a smontare e rimontare e magari una parola o un pezzo di video assume tutto un altro significato, no? È come quando in presenza io ti dico, ma vai a fanculo, no? Così, e poi ci faccio una mezza risata, vai a fanculo, ha un senso. Se invece lo scrivo su un post, scrivo vai a fanculo, magari con le lettere maiuscole, chi lo legge lo percepisce in un'altra maniera. È la stessa cosa, no? Perché mando a fanculo una persona. Ma un conto dico, ma va a fanculo, no, vai, ma va a fanculo. E un conto lo scrivo magari in lettere maiuscole e lo leggo e lo percepisco in un'altra maniera. Solito discorso video. Uno è bravo, no, smonta, rimonta. E anche in questo ho visto che sei molto esperto, un caro mio imprenditore, grande imprenditore Pezzullo. Ma con simpatia, sempre, senza rancore io con nessuno, rancore con nessuno. E in quel video, in quella diretta lì, ritornando su quell'argomento, sono stato invitato e ho partecipato molto volentieri. Come partecipo e parteciperò se vengo invitato e se ho il tempo a qualsiasi diretta. Ora, in quella diretta lì si cazzeggiava, no? Si è cazzeggiato per un'oretta raccontandoci cose, non facendo polemiche, non facendo, no, un vittimismo oppure. E essendo proprio, come si dice, nulla, nulla, si è cazzeggiato. E così farei anche in qualsiasi altra diretta se mi vengo invitato, se si cazzeggia. Diversamente è invece se si parla di cose di questo mestiere, no? O se mi vengono fatte delle domande, allora lì mi comporto come mi comporto quando faccio questi video. Parlerò come ho sempre parlato, racconterò quello che racconto, che ho sempre raccontato, dirò le cose per come le vedo io, sempre e comunque, con chiunque mi si interfacci davanti, non ho problemi, cioè non è che una volta dico una cosa, la volta dopo mi rimangio quello che ho detto, come il primo video del 2017, è lì e confermo tutto. La differenza la fa da come uno l'affronta questa vita, in una maniera o in un'altra, ma le difficoltà, le rinunce è palese, sono quelle, cioè è inutile girarci intorno, è così, la realtà è quella lì, quello che dico in quel video. Niente di diverso oggi e come allora. Quindi io parteciperei a qualsiasi diretta venisse invitato. E se si affrontano argomenti inerenti a questo mestiere, parlerò per quello che sono le mie conoscenze, le mie esperienze o di personaggi che ho avuto a me strettamente vicini, di colleghi, né più né meno, senza traviare, senza cambiare e senza preparare nulla, così, spontaneamente. E tutto qua. Non mi viene a mente altro, quindi io chiudo qui questo video, non mi viene a mente altro. Se poi casomai dovessi aggiungere qualcos'altro, magari poi ci ritorno sopra. E discorso di datevi pace, fatevela prendere bene, perché fare questo mestiere, logorarsi, mangiarsi il fegato non porta a nulla, no? Ti danneggia anche a livello di salute e basta. Il fatto di dire io potrei cambiare lavoro domani, io rimango qui perché voglio fare questo, però almeno all'apparenza mi rodo il fegato perché all'apparenza sembra così, però
purtroppo magari non è così. Potrei cambiare domani? Non potresti cambiare? No, io so fare mille lavori, no, e te un po' cambia niente, se no cambieresti e non staresti lì in quelle condizioni. Chiunque è, di chiunque si comporta così, in realtà sono pochi. Io quelli che seguo sono pochi. Stamani ho trovato al bar anche un autista che lavora con una grande azienda di chimica che ora è stata assorbita da un'altra grande azienda su Alessandria. Ho detto: com'è? Come va questo ragazzo? Ho detto: beh, benissimo, come stai lì? Come ti trovi? Perfetto, io sto benissimo. Mi trovo bene, io mi garba quello che faccio. Basta, nessun lamento. Quindi se uno sa fare mille mestieri, dice no, però io rimango qui, al mio posto, non cambio. E sei lì che ti rodi il fegato, non puoi fare altro, te lo devi fare, sei costretto a farlo. Se no, vorrei una spiegazione, no? Che me ne frega fino a un certo punto. Uno è masochista e ci sta, uno dice oh, a me mi piace sentire dolore, non fisico ma anche psicologico, ma mi voglio martorizzare. E uno li garba e ci sta. O uno sta facendo, no, ci sta prendendo per il culo, che ci sta anche quello, che secondo me è l'ipotesi più plausibile. Uno ci sta prendendo per il culo e ci sta, e lo fa bene, e ne volevo di un'altra, ma ora non mi sfugge. Quindi è così, no? E ci sta che sia la seconda versione la più plausibile. Cosa volevo dire poi? Perché se no uno cambia mestiere, no? Io, per esempio, ho avuto un ragazzo che aveva due camion, due o tre camion, era un imprenditore, una piccola impresa. Lui ha venduto tutto, ma ha detto no, no, io non è più il caso, a me così, ha venduto tutto, i camion e tutto, si è comprato un bar. E dentro c'è anche Philly e ha cambiato completamente vita. Come autisti che ho conosciuto che hanno detto: no, ma questa che vita è? A me non mi sta bene, non mi garba più. Hanno cambiato mestiere. Cioè, il perseverare e mangiarsi il fegato, ripeto, le spiegazioni sono due: o uno è un masochista, che mi sembra strano, o uno ci piglia per il culo, che credo che sia più la versione più plausibile. Oppure ne volevo di un'altra, ma non mi viene a mente. Qui la chiudo perché basta, è mezz'ora, va bene anche così. Questa praticamente è l'allegato a quelle due dirette che poi non sono stato buono a salvarle. Ciao, vi saluto ragazzi, adesso sono arrivato, devo andare a prendere un pezzo della moto e alla prossima. Come sempre, serenità, fatevela prendere bene. Buon weekend perché siamo a ridosso nel weekend. E se no, buon tutto, buona giornata quando lo vedrete questo video. Ciao ragazzi, vi saluto, me ne vado. Ciao 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 ciao.